Banalmente dirò che ho sempre avuto una grande passione per il doppiaggio, cioè io non volevo fare l'attrice, volevo fare la doppiatrice, quindi una vita di spalle e nell'ombra. La maestra, prima la maestra e poi la professoressa delle medie, spesso chiedeva: ma come mai sto ragazzo si assenta così tanto? Ma è malato, sta male. Non sapeva che io invece, quando mancavo, spesso andavo a fare i turni la mattina. I miei amici lo ritengono, mi hanno detto sempre che è stranissimo, perché non è, cioè, da tutti i giorni sapere che un ragazzino fa il doppiatore. È che io sono un fan accanito di Daniel Day-Lewis, avrei sempre sognato di doppiarlo, e quando mi è stata proposta l'operazione la prima reazione è stata di svenimento e poi di accoglimento, e di ho sentito di essere investito di un enorme privilegio. Addirittura mi sono ritrovata a registrare delle dediche personalizzate, perché tanti volevano un messaggio da parte di Anna Baker con il loro nome. Quindi io, nei limiti del possibile, ho cercato di accontentare più persone che potevo. Spesso e volentieri abbiamo avuto dei videogiochi dove tu ascolti praticamente la storia e non si parlano, non si risponde. Questo è un grosso limite tecnico. Dovremmo arrivare a trattare il videogioco come fosse un altro, qualsiasi altro prodotto doppiato per il mercato italiano. Questo è l'unico sbocco per il futuro, nel senso che dobbiamo ridare una dignità, come già ce l'aveva questo lavoro anni addietro, in modo che a lavorare siano realmente le persone di grande spessore, di grande professionismo. Io sono arrivato in sala e mi hanno chiamato per fare questo trailer e ho visto che l'attore era lui, del film avevo già sentito parlare. E ho guardato il direttore e ho fatto: Mario, ma sei sicuro? E lui mi ha detto: lo puoi fare solamente tu. E cercando di prefigurarci gli scenari in cui il personaggio era collocato, perché forse non lo sapete, ma i videogiochi purtroppo si doppiano senza guardarli. È il sentimento che lo contraddistingue, è un personaggio buono, affezionato al suo padrone. Dice: Forky, amici, vi presento Forky. Forky, tu non sai quanto, non sei spazzatura, tu non sei spazzatura, non sai quanto sei fortunato ad appartenere a un bambino. E la direttrice era Fede Arnaud, che adesso non c'è più, e lei inventò il nome Iena, perché lui veniva chiamato Snake, cioè serpente, e dire serpente su Snake era impossibile, era fuori sync, per cui lei inventò Iena, che su Snake ci sta benissimo, ecco perché lui si chiamava Iena. Se continuiamo a farlo con amore, perché chiaramente questo lavoro si può fare soltanto amandolo, adorandolo, se no non si può fare. È un grande evento, perché portare avanti per tanti anni una manifestazione così prestigiosa è stato impegnativo da parte dell'organizzazione di Tiziana Vorino, ma è stato impegnativo a tutti i livelli, perché promuoverla, portarla in giro, è un punto d'onore essere sempre presente a questa manifestazione. Io credo che il nostro lavoro offre tantissimi campi di applicazione, e questo spiega anche perché tante persone vorrebbero avvicinarsi. Storicamente il doppiaggio italiano è apprezzato un po' da tutti, è stato sempre apprezzato un po' da tutti, quindi insomma, il rapporto è buono, è un rapporto sempre collaborativo, nessuno è contro nessuno. Quindi quando istituirono questo festival di Voci nell'Ombra, io fui lietissima di venire qua e prendere questo premio già 20 anni fa.